Buonasera a tutti. Procedo con l'appello nominale dei consiglieri. Pino Capalbo, presente. Luigi Maria Cairo, presente. Giuseppe Intrieri, presente. Siciliano Luca, Luigi, presente. Sposato Franca, presente. Bruno Simone, presente. Morrone Raffaele, presente. Viteritti Natale, presente. Fausto Sposato, presente. Gengarelli Angelo, presente. Fusaro Mario, presente. Vigliaturo Anna, presente. Abruzzese Marco, assente. Palumbo Salvatore, presente. Romano Mario, presente. Feraudo Maurizio, assente. Turano Emilio, presente. La seduta è aperta. Buonasera a tutti. Verificata la presenza del numero legale, diamo inizio ai lavori del Consiglio. Primo e anche unico punto, conferimento cittadinanza onoraria a Franco Erminio. Relazione all'assessore Bonacci. Ai colleghi consiglieri, alla Giunta, al Sindaco, ai cittadini che vedo presenti in sala, a tutti quelli che ci ascoltano. È per me stasera un motivo di orgoglio quello di presentare le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale di Acri a proporre la cittadinanza onoraria al poeta scrittore Franco Erminio. Lo è ancora di più se per un attimo pensassimo al fatto che acquisiamo tra i nostri cittadini una personalità di spicco che soprattutto negli ultimi 20 anni ha portato avanti attraverso i suoi scritti, attraverso la sua poesia, quello che vuole essere un monito per le società presenti e future. Quello di dire a chi è preposto a governare, fermiamoci un attimo, riflettiamo su qual è la direzione in cui sta andando il mondo e in che direzione vogliamo farlo andare, a partire da quelli che sono i piccoli centri. E se oggi celebriamo questo evento, io ritengo importantissimo per la città di Acri dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista di quello che è un baluardo in difesa delle aree interne. Acquisiamo un cittadino che difende le aree interne, difende la penisola in tutti i suoi aspetti, difende le aree interne per le sue peculiarità. E pensate che questo Consiglio Comunale, al prossimo Consiglio Comunale, revocherà la cittadinanza a Benito Mussolini. Guardate il salto di qualità
che fa la nostra comunità. La nostra comunità revoca la cittadinanza a Benito Mussolini e dà la cittadinanza onoraria a Franco Arminio. Questo è un momento in cui noi tutti quanti dovremmo fermarci, riflettere su dove questa nostra comunità vogliamo farla andare. Non è retorica, la retorica non appartiene a chi in questo momento rappresenta la comunità acrese, mi riferisco a tutto il Consiglio Comunale, ma è una presa d'atto di quello che vogliamo fare, in che direzione vogliamo andare, mandare il nostro Paese. Voglio leggere un attimo al Consiglio Comunale, a chi ci ascolta. Questo è un libro di Franco Arminio, si chiama Geografia commossa dell'Italia interna. In questi giorni, non è che adesso tutto un tratto abbiamo scoperto Franco Arminio, chi sta parlando lo conosceva per aver letto qualcosa sull'Espresso, sul Corriere della Sera, qualche libro, ma non tutti i libri di Franco Arminio. Però in questi giorni ovviamente ho intensificato la lettura per comprendere meglio il personaggio e per comprendere meglio quale tipo di cittadino vogliamo riportare nella nostra comunità, nel nostro paese. Alla fine di questo libro ci sono quelli che lui chiama saggi deliranti e facoltativi, e ce n'è uno che mi ha particolarmente colpito, perché riflette in pieno quella che è la situazione attuale del nostro paese, della nostra comunità. E dice: cos'è rimasto di questi paesi? Sono rimasti gli invissi. Si può fare un museo degli invissi. Ecco il portone antico, la finestra di alluminio, ecco il garage, la porta bianca, la porta grigia, la porta marrone. Dietro ogni invisso non c'è nessuno, esattamente come dietro ogni lapide al cimitero. Potevano rimanere tante cose dei paesi e sono rimasti solo gli invissi. Guardiamoci attorno, no? Quando uno nelle poesie ci può leggere quello che vuole, no? La interpretazione diventa personale. Nel testo che leggiamo di uno scrittore leggiamo tante cose, ma mai come in questi scritti di Arminio si trova effettivamente quella che è la realtà delle nostre comunità, in particolare quelle delle aree interne. E io credo che la diffusione, il trasmettere un messaggio di positività, stasera è stato presentato il libro dello scrittore L'infinito senza farci caso, è un libro di poesie, ha interloquito con la gente presente, c'era un'atmosfera bellissima, anche le cose che lui ha proposto al pubblico hanno una chiara lettura, perché poi era quello di far riprendere ai presenti, ma poi diffondere il messaggio, quelli che sono i valori delle comunità, attraverso il canto, attraverso il racconto, attraverso anche la storiella nel nostro dialetto. Riprendere quindi storia, cultura delle nostre tradizioni, è un messaggio preciso. E l'atmosfera che ha creato per un attimo ci ha fatto pensare, e ci ha fatto pensare dicendo: ma noi perché queste cose le abbiamo perse? È su queste cose che noi dobbiamo riflettere. Quando si parla, lui dice in uno dei suoi scritti, non bisogna guardare la questione meridionale, nord-sud, ricco-povero, nord-sud del mondo. La questione meridionale bisogna vederla oggi come una questione meridionale all'interno delle città, all'interno delle comunità. Per questione meridionale, combattere la questione meridionale e cercare di portarla a risoluzione deve significare risollevare quello che oggi è il sud delle comunità, le piccole comunità, riportarle in maniera tale che diventino un patrimonio, perché le piccole comunità, le aree interne, i parchi, i giardini, tutto ciò che circonda è patrimonio di una comunità, e troppo spesso
non abbiamo saputo comprendere, non abbiamo saputo valorizzare. E quando si diffonde questa cultura del trasmettere le cose, allora probabilmente si opera verso quella sensibilizzazione che è sicuramente il grimaldello che può aprire le porte verso un nuovo sistema paese. Il paese vissuto, il paese in cui si crede, il paese che vogliamo fare nostro per poterlo tramandare alle generazioni successive. Le aree interne sono un'opportunità, ma come bisogna intersecarle? Leggevo in questi giorni, confrontavo alcuni scritti di Franco Arminio con alcuni scritti del filosofo Latouche. Per chi non lo sapesse, Latouche è un filosofo che si è occupato soprattutto della decrescita felice, la chiama lui. Non che si debba tornare di nuovo al baratto, per l'amor di Dio, perché ormai non sono più possibili certe cose. Ma quella decrescita felice porta in antitesi la crescita culturale, il rispetto e la valorizzazione dei luoghi. Valorizzare i luoghi, trasmettere la valorizzazione dei luoghi, significa far nostra tutta la comunità, significa fare nostro un percorso culturale che sicuramente potrà farci restare e vivere più o meno serenamente all'interno della nostra comunità. Io credo che la scelta fatta dal Consiglio Comunale è stata una scelta accorta, è stata una scelta voluta da parte dei consiglieri. Io ho partecipato alla commissione consiliare che ha discusso di questo, che ha discusso nel merito la questione relativa al riconoscimento della cittadinanza onoraria a Franco Arminio, e tutti i consiglieri hanno espresso parte il parere positivo, perché in una comunità come la nostra diventa quasi scontato, però hanno espresso pensieri e parole che andavano tutti quanti in questa direzione. C'è una comunione di intenti. Oggi avremo un nuovo concittadino che farà anche da investimento, tra virgolette, questo è scritto anche nella motivazione, per la nostra comunità acrese, perché un'area interna come Acri, che non è all'anno zero, caro Franco Arminio, perché Acri comunque è una terra che ha tradizioni culturali notevoli, vive un momento di regressione sociale, perché c'è una crisi più ampia che ha avuto riflessi negativi sicuramente sulla nostra comunità e sulle aree interne, perché non si è pensato ad agire in funzione delle aree interne, si è tentata di emarginare come se fossero un fardello da gettare via e non una risorsa da utilizzare per la crescita economica e sociale dell'intero paese Italia. Acri è una comunità di persone per bene, Acri è una comunità che nel corso degli anni ha dato sicuramente lustro all'intera provincia di Cosenza, alla Calabria in particolare, ma più in generale all'Italia. Oggi si arricchisce di una nuova personalità, questa personalità che porta avanti con coerenza e con passione attraverso i suoi scritti, attraverso le sue poesie, attraverso i suoi convegni, porta avanti un discorso che tende a valorizzare quanto più possibile la genuinità delle piccole comunità, delle aree interne. Io penso che il Comune di Acri, per questo, debba essere grato a Franco Arminio, che ha accettato e accetterà la cittadinanza onoraria di Acri, perché sarà uno strumento, e mi scuso per la parola strumento, uno strumento perché possa, insieme a quello che è il suo percorso culturale, arricchirlo con la nostra comunità, con Acri. Io credo che questo sia l'obiettivo principale rispetto al quale questo Consiglio Comunale ha inteso conferire la cittadinanza onoraria. I legami si erano già
avviati, perché Franco Arminio opera all'interno della comunità, soprattutto in alcune aree del meridione, e attraverso anche manifestazioni denominate festival, così come ha collaborato anche con il Siluna Festival, che da 2 anni segue questo percorso in collaborazione con Franco Arminio, perché anche il Siluna Festival ha un luogo e uno spazio preciso in questa comunità. Quello che fa il Siluna Festival non è altro che portare avanti questo discorso che Franco Arminio porta avanti da circa 20 anni. Io penso che le due cose possano valorizzarsi l'un l'altro, possono far sì che i benefici, ma benefici non tanto di natura economica, per quello potrebbe essere più difficile, ma nulla vieta che possa succedere, ma sicuramente valorizzare storia, cultura, tradizione della nostra comunità, tenerla viva anche nelle nuove generazioni. Io credo che questo sia l'obiettivo che tutti quanti dobbiamo inseguire, e che con la cittadinanza a Franco Arminio la comunità accrese sicuramente raggiungerà in tempi non lontano. Grazie. Dell'assessore, dopo la relazione dell'assessore apriamo la discussione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Fausto Sposato. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, buonasera Franco Arminio, benvenuto intanto in questa sala consiliare, benvenuto ad Acri, mi sento di dire questo. Io non la conosco personalmente, ma come tutti sono andato un pochino a documentarmi. La cosa che mi ha sorpreso è che in quello che ho letto su di lei è come aver letto una parte di questa comunità su molte cose. Ci accomuna qualcosina, lei è nato il 10 febbraio, io il 15 febbraio, qualche giorno prima lei, purtroppo è il ciclo della vita, quindi qualcosina ci accomuna, siamo lì. Ho letto un po' di cose su di lei, però ci sono tre citazioni che mi hanno veramente, come dire, impressionato per la ricchezza. Lei dice in un passo: quel sud che è un inganno ed un privilegio, semplice e sobrio come una sedia, là dove sono i paesi a tenere compagnia alle persone e non viceversa, sempre che si abbia il coraggio di starci dentro, di attraversarli lentamente e silenziosamente. Io, visto che lei va anche è presidente dell'associazione per quanto riguarda i Calanchi, la Luna e i Calanchi di Aliano, che ho avuto il piacere di visitare, allora pensavo un attimino a questo sud che parte dalla Campania, dall'Irpina, dove lei viene, da Bisaccia, attraverso la Basilicata per arrivare fino in Calabria. Mi ero scritto delle cose su di lei, però francamente vado a braccio, perché devo fare i complimenti su un articolo che ho letto sul Corriere della Sera qualche tempo fa. Mi è stato passato a Giacinto, che non vedo, e l'ho letto con molto piacere, perché in effetti dice delle grandi verità, che l'Italia è una nazione fatta di piccoli paesi, ed è vero, di piccole comunità, con le tradizioni, con le culture di quelle piccole comunità, è vero, è tutto vero. Molto probabilmente la seguivo prima, quando lei diceva bisogna dire delle cose belle, perché quando si dicono delle cose brutte, e noi al sud abbiamo questa tendenza, un pochino anche arrabbiate quando ci poniamo, no? Cose che magari non fanno in altri posti d'Italia, quando si dicono delle cose brutte non si dà il senso della bellezza dei nostri posti, e lei ha ragione su questo. Allora prendo un altro passo delle cose che lei ha scritto, sono tantissime, ho anche una sua bibliografia. Dice: l'Italia che trema e da cui bisogna ripartire, dal sacro che ci rimane perfettamente fuso con il contemporaneo che abbiamo davanti. I versi sono una narrazione di tradizione, di gesti antichi, di elogio delle piccole cose. Lo riprendeva anche l'assessore Bonacci in questa sua prefazione. Avrei voluto leggere che è stato citato da Saviano nell'ultima puntata di Vieni via con me, ha raccontato un suo brano, e avrei voluto dire di tutti i premi che le ha vinto, ce li ho qui in elenco, ma ritengo che il fatto che lei sia oggi ad Acri è per noi un onore, per noi è un premio,
noi ci auguriamo, anzi io mi auguro che sia anche per lei un premio, al fatto che lei stesso tende a promuovere questa cultura delle tradizioni dei piccoli paesi. Vede, Acri è un paese incastonato, credo, come forse Bisaccia, adesso non ho ben preciso Bisaccia, però se lei ci pensa, di fianco a noi ci sono culture e tradizioni diverse. Noi abbiamo a pochi chilometri delle culture albanesi, italo-albanesi, che continuano a mantenere le loro tradizioni. Noi abbiamo un territorio bellissimo fatto di tradizioni diverse, di culture diverse, ma che vivono in contemporanea e che molto probabilmente bisognerebbe ripartire da queste culture, come lei ha detto. E quando si parla di comune, molto probabilmente si parla di un territorio, di amministratori. Io quando parlo di comune mi piace pensare anche alle persone che ci stanno dentro, alle persone che ci staranno dentro, perché sono un valore aggiunto per quel territorio. E se abbiamo la possibilità e l'onore di avere delle persone come lei, che promuovono questa cultura, di questi paesi, di queste tradizioni, è per noi un vanto. Allora, per evitare di rubare altro tempo ad altri colleghi che vogliono intervenire, mi consenta di dirle benvenuto e spero che veramente Acri, più di quanto non lo sia stato fino ad ora, le resti nel cuore. Bene, grazie consigliere Sposato. Altri interventi? Consigliere Turano. Grazie Presidente, saluto all'intero Consiglio Comunale, partendo dal Sindaco, al nostro illustre ospite, il Professor Franco Arminio, un saluto alla Giunta, ai consiglieri comunali, ai cittadini di Acri e a chi trasmette in sala. È un grande orgoglio poter partecipare a questo, in questo Consiglio Comunale, per un avvenimento così importante come il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Franco Arminio. La cittadinanza onoraria, è bene ricordarle, è un riconoscimento solenne che non viene dato quotidianamente, quindi oltre ad essere onorato di esserci, sono onorato di poter dare il mio parere favorevole a questo importante provvedimento. E quindi oltre a darle, diciamo, il benvenuto qua nella nostra città di Acri, apprezzo molto quello che lei ha fatto, cose molto importanti come la sua difesa sempre a fianco per la valorizzazione delle aree interne, molti riconoscimenti importanti anche come scrittore, poeta, regista, ben 24, se non mi sbaglio, volumi pubblicati con la collaborazione di molti, avendo avuto la collaborazione con molti quotidiani nazionali importanti. Quindi oltre a tutta una serie di cose importanti, io penso che oggi Acri e tutti noi acresi siamo felici di avere un nuovo cittadino qua ad Acri dalla sua portata, che sicuramente darà un contributo importante alla nostra città e soprattutto sul piano culturale. Grazie e nuovamente auguri. Grazie consigliere Durano. Altri interventi? Consigliere Franco Sposato. Grazie Presidente, buonasera a tutti, al Consiglio intero, al Sindaco, alla Giunta, e grazie e buonasera all'ospite d'onore Franco Arminio, a cui stasera siamo veramente privilegiati di riconoscere questa importante onorificenza. Franco Arminio non è la prima volta che ho il piacere di ascoltarlo, perché lo conoscevo già, ho avuto già modo di apprezzarne le capacità e la grande qualità di figura intellettuale, di uomo che possiamo definire poeta, letterato, scrittore, ma mi piace definirlo paesologo, perché è un innamorato dei paesi, di un paese come Acri. Io voglio prendere spunto e iniziare, diciamo, questo mio breve intervento leggendovi alcune cose che Franco Arminio scrive. Dalla magia della sua penna vengono fuori parole così: abbiate cura di andare nei paesi più lontani, quelli dove ci vogliono mille curve per toccarli. Là si può praticare una nuova forma di turismo, il turismo della clemenza.
In questi paesi sicuramente incontrerete qualche impiegato nella più antica fabbrica del mondo, quella di passare il tempo. Ascolterete storie che nessuno vuole più sentire, storie sicuramente più vere e belle delle oscenità che sono proposte dai soliti buffoni infilati nei palinsesti televisivi. Queste e tante altre bellissime parole sono contenute negli scritti, nei tanti scritti di Franco Arminio, una figura intellettuale di grande spessore che sta conducendo da molti anni una battaglia, quella attraverso appunto la magia delle sue poesie, le offese o altre cose. Io ritengo che invece lei sia degno, e come se è degno di ricevere questo dono, e dovrebbe riceverlo da tutti i paesi delle aree interne, per quello che sta facendo, per quello che sta dicendo, per il monito che dà a noi cittadini delle aree interne. Lei stasera ci ha detto una cosa molto bella, stasera, come penso lo dica in tutti i piccoli paesi, piccoli o grandi paesi, dove presenta i suoi libri, dove si presenta, lei gira l'Italia da nord a sud e si fa promotore di un monito, quello di dire a noi che abbiamo il privilegio di vivere queste aree interne, che dobbiamo renderci conto che non è una vergogna vivere in queste aree interne. Dovremmo invece assumere la consapevolezza che vivere l'aria interna è un privilegio, perché abbiamo il privilegio di vivere ancora una vita fatta di buoni sentimenti, di rapporti. Lei prima, presentando il suo libro, ha messo più volte a confronto la vita che si fa in un piccolo paese rispetto a quella che si fa in una grande città, e ha detto una cosa importante: forse qui nei piccoli paesi, nelle piccole realtà, mancano tante cose. Mancano i servizi, mancano le vie di comunicazione, mancano le infrastrutture, però c'è una cosa che forse nelle grandi città manca: qui c'è vita, perché qui ci sono i rapporti, perché qui forse ancora abbiamo il privilegio che se la mattina, dopo esserci alzati, abbiamo l'ardire di incamminarci per una strada, troviamo qualcuno che ci dà il buongiorno. Nelle grandi città questo non accade, perché lì c'è il disinteresse totale, lì c'è la frenesia, lì c'è l'andare ognuno per fatti suoi. Qui ancora invece sentiamo il piacere di vivere comunità, e la comunità e il piacere di vivere comunità lo si può fare recitando una poesia, cantando una bella canzone, perché no? Tutto fa comunità. Noi ancora qui abbiamo questo privilegio. Io veramente di cuore la voglio ringraziare per quello che scrive, per le belle parole che ha dedicato a tutti i paesi di aria interna. Me le sento mie come cittadina di un paese di aria interna, e stasera la devo ringraziare veramente, perché mi ha dato un motivo. Io sinceramente sono una che ha investito e deciso di vivere in questo paese, e lei stasera mi ha dato, come dire, mi ha rincuorato, mi ha fatto sentire bene, mi ha dato un motivo per non essere lamentosa e piagnucolona. Noi in questo paese, come penso in tutti i paesi di aree interne, siamo molto bravi a lagnarci, no? A piangerci addosso, a dire qui non abbiamo niente, qui non si fa nulla, qui non c'è nulla, e quindi facciamoci la valigia e andiamo dove c'è che cosa, dove non c'è nulla se non l'idea di un'illusione. Io penso che altrove ci sia l'illusione, qui c'è la vita. Ci manca tanto, è vero, però intanto cominciamo ad innamorarci dei nostri paesi, cominciamo ad amarli. Soltanto se li amiamo così come lei ci insegna, possiamo contribuire, ognuno di noi, nel piccolo e nel grande, a cambiarli. Vorrei che si verificasse quello che Franco Arminio ci ha detto stasera, che ognuno di noi, anche un solo giorno nella propria vita, lo dedicasse a percorrere dalla mattina alla sera tutte le strade di questo paese e dire buongiorno ai cittadini che incontra, fare i complimenti ai begli occhi che incontra, semplicemente vivere rapporti umani. Io credo che Acri meriti cittadini così, meriti cittadini che credano che ancora ad Acri è possibile vivere e vivere bene. Dobbiamo soltanto crederci.
Io sono convinta che adesso che abbiamo il piacere di annoverare tra i nostri cittadini onorari Francarminio avremo un valore aggiunto, perché sono sicura che lei ha a cuore Acri, così come ha a cuore tutti i paesi di aree interne, e saprà semplicemente donarci tanto. Grazie e benvenuto tra i cittadini acresi. Consigliere Vigliatura, prego. Buonasera a tutti, al Consiglio, a chi è presente in sala e a chi ci ascolta. Il conferimento di una cittadinanza onoraria, come diceva anche il consigliere Emilio Turano, è un atto importante. E stasera siamo qui, l'anno scorso abbiamo come consiglio conferito un'altra cittadinanza onoraria, e io sento questo momento come un atto importante anche di responsabilità, perché molti in questo periodo mi hanno chiesto come mai questa scelta, e me lo sono chiesta anch'io. E stasera ho letto qualcosa, non conosco le opere di Franco Arminio, ma in questo mese, sollecitata anche da Giacinto Lepere, sollecitata da numerosi cittadini che mi chiedevano le motivazioni di questo conferimento, mi sono documentata anch'io. E parlo anche a nome dei consiglieri assenti, Marco Abruzzese e Maurizio Feraudo, che non sono presenti qui stasera per motivi di lavoro. Abbiamo accolto anche noi consiglieri di opposizione in modo favorevole la proposta di conferire la cittadinanza onoraria, perché ci siamo riconosciuti e abbiamo riconosciuto un qualcosa di veramente importante. Penso di avere colto anche stasera, partecipando alla presentazione del libro di Franco Arminio, qual è il senso del conferimento di questa cittadinanza. È proprio la paesologia, come diceva anche la consigliera Franca Sposato, il fatto che ci accomuna, che accomuna gli scritti e l'impegno di Franco Arminio con Acri, quindi con i cittadini acresi, è proprio quello di parlare dei paesi interni, delle aree interne. Acri lo è, e lo è per una serie di motivi, sia geografici, sia perché siamo collocati in un sud che, mi dispiace dirlo, ma ci penalizza e ci ha penalizzato. Non si tratta soltanto di scelte fatte dalla politica, ma siamo penalizzati. Siamo penalizzati e siamo anche sfiduciati. La sfiducia a cui accennava prima la consigliera Sposato non è dovuta al fatto che siamo caratterialmente, noi del sud abbiamo l'abitudine di piangerci addosso. Non dipende da questo, dipende dal fatto. Parlo non solo a nome di un consigliere comunale quale sono, ma parlo a nome di una persona che vive sulla propria pelle e da qualche anno il fatto di essere pendolari e di doverci spostare, non perché siamo sfiduciati e non perché ci piangiamo addosso, ma lo facciamo per esigenze. Il fatto di non stare ad Acri e di non lavorare qua non dipende da noi, dipende dal fatto che territorialmente questa città e questo nostro sud non offre nulla. Allora abbiamo studiato, siamo ritornati ad Acri, io per prima ho studiato fuori, ho studiato in Campania e sono ritornata ad Acri, ho cercato in tutti i modi e continuo ancora a rimanere attaccata ad Acri, però purtroppo per motivi di lavoro siamo costretti a spostarci. Allora la sfiducia viene proprio dal fatto di non vedere opportunità su questi nostri territori, che sono sì territori interni, ma sono territori penalizzati da mancanza di lavoro, da mancanza di trasporti. Già il fatto stesso di spostarci da Acri verso le regioni del nord, lo dicevo prima e lo accennava anche Franco Arminio, il fatto dei treni, il fatto dei trasporti, degli aerei,
Sono queste le cose che poi ci sfiduciano e che ci costringono a spostarci dai territori interni, ci costringono a spostarsi nelle città, che può essere anche Cosenza, può essere una città del sud, ma spesso sono città del nord. Quindi la sfiducia c'è, e non è dovuta al fatto del piangerci addosso, perché se avessimo lavoro, se tutti i cittadini agresi trovassero lavoro nella propria città, sicuramente nessuno avrebbe interesse a spostarsi, e agli stessi giovani studiano fuori, rimangono fuori, perché ritornano qua ad Agri, che cosa vengono a fare? Noi non vediamo, per primi noi che siamo meno giovani, ma non vediamo opportunità per i nostri figli, quindi su molte cose mi trovate d'accordo, ma su altre cose purtroppo non è sfiducia, è un dato di fatto, è la realtà. Noi siamo penalizzati come territorio, e l'augurio che io faccio stasera a tutti i cittadini agresi, faccio a me stessa, ho accolto in modo favorevole il conferimento della cittadinanza a Franco Arminio, è dovuto proprio a questo, che forse facendo una riflessione su determinate problematiche riusciamo in qualche modo a restare ad Agri. Noi non vogliamo andare via da questi paesi interni, parlo di Agri, ma è un problema che accomuna tutti i paesi interni, accomuna San Giovanni in Viola, accomuna San Demetrio, cioè i paesi intorno a noi vivono lo stesso problema. Lo stesso Giacinto Lepera è stato fuori per anni, è ritornato ad Agri, spesso abbiamo parlato di queste cose, fa piacere tornare ad Agri perché ci sono le nostre origini, abbiamo le nostre case, i genitori hanno costruito le case, come diceva giustamente Franco Arminio, ognuno di noi vorrebbe restare qua nel nostro paese, però purtroppo molto spesso non ci sono le condizioni per rimanere qua ad Agri, eppure stando fuori ti rendi conto che noi abbiamo tante qualità, non abbiamo meno capacità di chi vive al nord, di chi vive nelle grandi città, nelle grandi metropoli. Questo lo possiamo constatare quando andiamo fuori. Abbiamo capacità intellettuali, capacità professionali, abbiamo la capacità di relazionarci con le persone, però purtroppo ad Agri il disagio si vive. Io mi auguro, spesso faccio questa riflessione, ci sono tante associazioni culturali presenti sul nostro territorio che organizzano eventi veramente di un'importanza notevole. C'è la Fondazione Padula, abbiamo il museo, c'è tanto, però spesso io non vedo quella spinta che manca, quindi l'augurio che faccio stasera a tutti quanti noi, grazie anche a Franco Arminio, grazie anche a Giacinto Lepera che ha fatto da tramite, diciamo, per il conferimento di questa cittadinanza, è che da questa sera riusciamo a trovare la spinta, lo slancio per tra virgolette rinascere, perché è una città che dà l'impressione, al di là di tutti i problemi che ci sono, problemi finanziari, problemi di gestione, che insomma il sindaco sa benissimo e vive quotidianamente determinate problematiche, però dovremmo rinascere anche dal punto di vista culturale, cioè lasciatemi passare il termine, perché spesso lo sforzo che fanno tutte le associazioni, che fanno tutte le associazioni culturali, ho l'impressione che poi non hanno una risonanza nella massa, quindi rimangono degli eventi fini a se stessi, quindi io mi auguro che stasera con il conferimento di questa cittadinanza onoraria riusciamo a fare un passo avanti e a riacquistare sì fiducia, ma che sia una fiducia che poi si concretizza in qualcosa di tangibile e che non rimane soltanto un evento fine a se stesso. Quindi io ripeto, insieme anche al consigliere Marco Abruzzese, che assente, Maurizio Ferrara, sono favorevole
ovviamente al conferimento di questa cittadinanza, e sono onorata di essere qua stasera perché veramente lo sento come un atto di responsabilità. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Rosario. Grazie Presidente, saluto il Sindaco, gli assessori, i consiglieri presenti, anche quelli assenti, giustificati chiaramente, ma in particolare i cittadini che ci stanno ascoltando in ogni forma, chi ci dà questa possibilità di trasmettere, ma in particolare saluto anch'io il poeta Franco Arminio. È la seconda regione, collega Emilio, la seconda cittadinanza che diamo noi in questa nostra avventura. La prima è stata Joseph Luzzi. Io, professore la chiamo, poeta, non ho letto il libro. E le devo sinceramente, le dico che ho letto adesso l'articolo e onestamente sono intervenuto perché leggendo, magari in maniera anche veloce, mi ha fatto venire una serie di riflessioni. È chiaro, siamo qui onorati di dargli la cittadinanza, ma io sulla sua cittadinanza, a differenza di quella di Joseph Luzzi, ci investo. Non so se posso usare questo termine come cittadino di questo paese, ma sa perché ci investo? Ho letto e mi ha fatto venire delle riflessioni. Lei, per esempio, dice che hanno affidato la possibilità di salvare i paesi a chi di paese non ne sa nulla. E quindi è chiaro che investono, utilizzano l'economia, no? I fondi, e li affidano a gente che magari è dei paesi. Quindi è chiaro che il risultato è negativo, no? Prima riflessione, quindi dice, ma questa Italia che va all'indietro. Poi un'altra riflessione bella, l'Italia è un paese, l'Italia tutta è un paese. Noi spesso pensiamo, e forse facciamo bene perché è al proprio orticello, no? Al proprio paese, ma se si immaginasse l'Italia un paese intero e si ragionasse come migliorare la vita in un paese, perché quando uno va via, professore Arminio, va via per delle motivazioni vere. Io ho una figlia che vive a Modena, vorrei che la mia felicità se vivesse qua. Ne ho una che vive qua, però, per fortuna. Ne ho quattro, spero ancora le altre due che rimangono là. Ma questo per dire che non è che non vanno via contenti, ecco. Però, è vero, si impoverisce Acri, ma se io immagino il paese Italia, io arricchisco dovunque vado, anzi io porto la mia cultura dove vado, le mie tradizioni dove vado, e forse si crea uno scambio, e forse si crea la possibilità di incuriosire qualcuno di là per venire nel nostro paese. Questa è la scommessa che leggendo mi veniva in mente, no? Dico, lo sforzo che dovremmo fare, perché è vero, lo dico ma penso di fare a nome di tutti, siamo onorati. Ma se la cittadinanza onoraria è fine a se stessa, nel senso, lei la appenderà al muro, la guarderà, so che non lo farà perché leggendo ho capito che lei lo fa, è una passione la sua, quello di far riscoprire, spesso noi ce ne dimentichiamo, io adesso penso, leggendo, penso da cittadino al paese e dico, no, che faccio io per questo paese, mi interrogo, no, che faccio io, al di là del consigliere comunale, perché un altro bel passaggio è ognuno di noi, può e deve fare qualcosa per far sì che questi, poi voglio dire, si può pure impoverire un paese perché per tanti motivi si impoverisce di tessuto umano, no? Tessuto umano che ci vive, mi riferisco io, ma può vivere con un tessuto umano di passaggio, per esempio, se un paese ha la capacità di ebbene, e ringrazio pure io Giacinto perché per esempio lui lo fa nei lavori nel Siluna Festival, per esempio, no? Uno la vera ragione di questo momento è far sì che si possano far conoscere e far vivere le nostre realtà, no? E Giacinto, questo è il senso, ma non è che chiuse, come dire, abbassata la Sesinesca finisce lì, no, quello che ci aspettiamo tutti è che ci possa essere un seguito, per cui veramente io personalmente, non so se altri consiglio come me, io investo in questa cittadinanza, professore Arminio, in modo tale che attraverso i suoi scritti, il suo impegno che sicuramente ha fatto e farà ancora, in noi ci dà lo spunto di, o meglio, ci dà la possibilità di ricordare qualcosa che ci siamo dimenticati e forse tutti insieme
renderemo questi paesi, questo paese, perché ho detto prima, immagino l'Italia un paese, forse meno cattivo, forse un paese pure che sappia accogliere, no Emilio? Perché spesso vediamo paesi, e lo diceva l'assessore prima, eppure a me fa piacere, voglio dire, quell'esempio di dire vedo solo gli infissi in un paese, Fausto. Ma gli infissi potessi che si aprano, ci bisogna qualcuno che sia dentro che li apra, no? E quindi quale miglior modo, anche l'accoglienza, per esempio, dalla possibilità a magari a gente che rispetto a tanti altri che vogliono andare via, invece loro poi trovano l'interesse per starci. Questo è il mio augurio e rinnovo un'altra volta il piacere di conferire questa cittadinanza al poeta Armando. Grazie. Ha chiesto di intervenire il sindaco. Allora, intanto benvenuto a Franco Arminio, saluto l'intero Consiglio Comunale, i cittadini che sono presenti in sala e coloro che ci ascoltano tramite Radio Carunzia, anche tramite l'emittente TV Teleacri. Allora, non è mia abitudine che leggere gli interventi, io sono uno di quelli che solitamente parla a braccio, però in alcune occasioni è necessario quantomeno prendere spunto da appunti che mi sono segnato. Allora, gran parte delle motivazioni che sono sicuramente condivisibili sono state fatte poi del conferimento ovviamente alla cittadinanza onoraria a Franco Arminio, sono state già illustrate ampiamente dall'assessore alla cultura e sono le motivazioni che sono proprie dell'amministrazione comunale, ma poi dell'intero consiglio comunale. Voglio soffermarmi su alcune cose che ho scritto e poi fare alcune considerazioni. Allora, esiste un valore intangibile che testimonia l'importanza di una comunità, mi riferisco ovviamente a quella crese, che trova l'unità e la coesione intorno al proprio stemma comunale, la qualità delle persone che la compongono. Non pensiamo, non possiamo pensare anzi, infatti, che parlando di comune, quando si parla di comune, quando si parla di città, si debba esclusivamente pensare ad una entità amministrativa determinata, con dei limiti territoriali precisi, sui quali insiste una porzione di popolazione ben definita, ma anche e soprattutto alle persone che vivono la comunità, vivono la città e la animano nel profondo. Un tessuto sociale fatto di esperienze diverse, di culture, di differenze, che mai come in questo periodo riesce a rendere dinamica una comunità di fronte alle sfide che il futuro la chiamerà a sostenere. In questo senso, in questa direzione, va il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Franco Arminio. Io sono un convinto assertore del fatto che le comunità abbiano e le città abbiano un compito, quello di costruire dei ponti anche di relazioni con persone che non vivono quindi nel nostro territorio. E dico questo proprio in considerazione del fatto, anche alla luce di alcune, ma senza alcuna polemica, voglio soltanto perché oggi è un giorno di festa, voglio soltanto ripercorrere anche alcuni post, alcuni comunicati che sono stati scritti, pur riconoscendo l'opera e il valore di Franco Arminio, qualcuno si è chiesto perché conferire la cittadinanza onoraria? Qual è il legame che Franco Arminio, scrittore, autore, saggista, paesologo, ha con la città di Acri? Io ritengo, e prendo spunto da quello che ha detto anche il capogruppo del PD, Franca Sposato, che il legame che Franco Arminio ha con la città di Acri
ricordo a me stesso, lo avete ben detto, è da circa 20 anni, no? Che mette al centro del dibattito culturale all'interno di questo nostro paese l'Italia dei Comuni. Ha fatto sì che si riproponesse, diciamo, anche in una accezione diversa quella che è la questione meridionale. C'è chi parla di riproposizione di una moderna questione meridionale come se il tutto fosse ridotto a ridurre appunto il gap che esiste fra il settentrione e il sud. Lui invece ha posto nell'arco di questi 20 anni e, appunto, al centro del dibattito culturale e dico anche politico l'Italia dei Comuni e soprattutto l'Italia delle aree interne. Solo per questa sua opera meritevole io ritengo che la città di Acri, che è una città, un paese di area interna al pari di molti altri, debba necessariamente avere un legame con quella che è una delle voci più autorevoli in questo settore e soprattutto negli ultimi 20 anni, così come prima. Ha scritto poco tempo fa, ha affermato in una recente intervista, come si fa a non vedere che la questione dell'Italia è la questione dei paesi e soprattutto dei paesi dell'area interna. Diceva prima anche la collega Vigliaturo, noi abbiamo una difficoltà che non è soltanto la nostra, non è soltanto quella della città di Acri, che è al pari di San Giovanni in Viore, al pari di molti altri paesi dell'area interna, subisce uno spopolamento, una migrazione, sia pure in maniera più ridotta, più contenuta rispetto ad altri paesi. Probabilmente perché è ancora forte nella nostra comunità quel senso di appartenenza, nella nostra città, quel senso di appartenenza alla nostra città. Ed è chiaro che il conferimento, il riconoscimento del conferimento alla cittadinanza onoraria a Franco Arminio va proprio in questa direzione, cioè quella di fornire non soltanto alla città di Acri ma a tutti i paesi dell'area interna di una voce autorevole che, ripeto, possa mettere al centro del dibattito, così come ha fatto nell'arco di questi ultimi 20 anni, la necessità appunto di rivitalizzare le aree interne, cercando di preservare le differenze, cercando di preservare le tradizioni, cercando di preservare i costumi, gli usi che molto spesso vengono accantonati. C'è poi un altro problema che io mi auguro, anche attraverso l'ausilio di Franco Arminio, possa essere superato. Noi dobbiamo riappropriarci, io l'ho sempre detto in campagna elettorale, poi nel corso del tempo, probabilmente per responsabilità un po' di tutti, noi non siamo riusciti a rinsaldare quel senso di comunità che nel almeno 20-25 anni fa invece Acri dimostrava di avere. E quindi questo è un problema che dobbiamo come classe politica sicuramente porci, ma è un problema che ritengo possa essere sostanzialmente canalizzato nella giusta direzione proprio attraverso il riconoscimento
della cittadinanza onoraria a Franco Arminio, in considerazione appunto di tutto quello e di tutto il lavoro che ha fatto, al di là del legame che si è instaurato comunque con Acri attraverso la collaborazione col Siluna. Non è solo questo, sarebbe riduttivo pensare che la città di Acri conferisce la cittadinanza onoraria perché l'amministrazione comunale, Giacinto Lepera, che ne è il direttore, l'ideatore, quindi dal Siluna, ha collaborato con Siluna. Questo è soltanto uno dei motivi. Ci sono delle, al di là diciamo, delle opere fatte da scritta da Franco Arminio, mi piacerebbe condividere con voi un'opinione che ha scritto sul Corriere della Sera, che devo dire mi ha veramente stimolato. Lui scrive: vivere con onestà e lasciare una traccia. Quello che conta non è avere successo nella vita, ma lasciare una traccia, lasciarla non in questo mondo, ma nell'universo. Mi spiego, dice Franco Arminio. La gente pensa che un leader politico lascerà una traccia molto più grande delle vecchie di Andretta, di una maestra elementare di Bitondo, di un pensionato di Ivrea. Non è così. La traccia durevole e profonda dipende dall'onestà con cui siamo al mondo. Chi si batte per suscitare clamore è un po' disonesto. Che vuole impressionare altri disonesti. L'universo non avrà memoria di lui. Una contadina che zappa, una goccia di sudore che scende nella terra, forma un impasto minerale che ci ritroveremo nel pane. Una parola quieta, un dolore a bassa voce, ti fa parlare con i gatti, ti dà l'amicizia delle rose. Io l'ho interpretata a modo mio questa. Ho letto soltanto una parte di questa opinione, proprio in considerazione del fatto che è riduttivo pensare che un comune possa essere definito come un'entità territoriale ben definita, no? Con una popolazione delineata. Un comune, la comunità è fatta, come dicevo, da esperienze diverse, persone che sono portatori di esperienze diverse. Ciascuno può arricchire a modo proprio una comunità, pur non facendone parte, ma può arricchirla attraverso appunto la sua opera, ed è quello che ha fatto, io ritengo, in questo periodo, soprattutto non soltanto nel corso della sua carriera, ma soprattutto nel corso di questi due anni ad Acri, Franco Arminio. Una comunità deve creare ponti, una comunità è fatta di persone ed è fatta di relazioni. Una città deve avere la capacità di creare relazioni per far sì che i nostri problemi diventino problemi, ovviamente mi riferisco ai problemi dell'area interna, delle aree interne, diventino i problemi di tutte le aree interne, in modo tale da poter fare rete. Sono convinto e concludo che da questo momento, con il riconoscimento di questa cittadinanza onoraria, alla quale io vado particolarmente fiero come primo cittadino di questa città, io sono assolutamente convinto e voglio leggere questa mia conclusione, che il riconoscimento della cittadinanza onoraria possa avere a Franco Arminio un obiettivo: difendere le nostre radici, come diceva l'assessore, per guardare al futuro con la consapevolezza che lo sviluppo economico, il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione delle nostre risorse non può non prescindere dalla difesa del sistema paese. Siamo quindi certi che da questa sera in poi il valore intangibile legato alla virtù della cittadinanza del nostro comune
avrà sicuramente un ulteriore elemento di vanto e di pregio agli occhi non dell'intera nazione, ma agli occhi dell'intero paese Italia. Benvenuto tra noi, Franco Arminio, e che Acri ti resti sempre nel cuore. Grazie. Quindi votiamo per il primo punto dell'ordine del giorno, conferimento cittadinanza onoraria a Franco Arminio. Favorevoli? All'unanimità dei presenti. Quindi votiamo anche per l'immediata esecutività. Favorevoli? Stessa votazione, all'unanimità dei presenti. Quindi a questo punto, no, è con onore, insomma, dichiarare che questo consiglio all'unanimità dei presenti conferisce la cittadinanza onoraria al professor Franco Arminio. E invito il nostro concittadino a raggiungerci qui. Allora, città di Acri, provincia di Cosenza, l'amministrazione comunale con voto unanime del Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Franco Arminio perché rappresenta un investimento per la difesa e la valorizzazione delle aree interne, capace di far sentire una voce autorevole a chi troppo facilmente ha dimenticato di preservare e valorizzare usi, tradizioni, cultura delle nostre comunità. Difendere le nostre radici per guardare al futuro con la consapevolezza che lo sviluppo economico, il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione delle nostre risorse non può prescindere dalla difesa del sistema paese. Acri, 2 dicembre 2019, il sindaco, avvocato Pino Capallo. Buonasera a tutti. Ovviamente la prima parola è grazie. Grazie al sindaco, alla giunta, a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. E grazie ai cittadini che rappresentate. Grazie anche ai cittadini di Acri che non ci sono più. Per me una comunità è fatta dei vivi e dei morti. Anche ai cittadini di Acri che sono emigrati in giro per il mondo e che sono seppelliti spesso in vari luoghi appunto lontano da Acri. Quando prima dicevo sono indegno, mi riferivo al fatto, indegno di questo grande onore, mi riferivo al fatto che secondo le logiche economiche che stringenti, io non ho fatto appunto molto per Acri. Ci sono dei paesi in Italia forse per i quali ho fatto di più. C'è un paese, Aliano, dove da anni organizzo un grande, bellissimo festival e questo paese trae anche benefici economici da questa esperienza. C'è stato un paese vicino al mio che si chiama Andretta, a cui ho dedicato più di 10 anni contro una mega discarica che volevano installare in quel territorio e grazie al mio contributo e a quello di tanti altri questa discarica non si è fatta. Ovviamente, come sapete benissimo, nei paesi circolano cattive notizie. Le imprese belle spesso non vengono valorizzate, siamo molto bravi a sottolineare le mancanze, no? Dei nostri concittadini e quindi per me è abbastanza sorprendente che un paese premi appunto un cittadino che si occupa appunto di paese, perché l'atteggiamento medio che c'è nei paesi è quello di esaltare le cose che non vanno bene, minimizzare le cose che vanno bene.
E quindi vi fa onore questa scelta. E io mi impegnerò perché questo premio appunto sia meritato, cioè, quindi non per quello che ho fatto, ma per quello che farò. Io metterò questo premio nel mio salotto. Ricevo tanti premi, ma questo deve stare nel mio salotto, perché è il premio più importante che ho ricevuto finora, più importante dei premi per i miei libri, per i premi letterari, perché voi in questo momento non siete solo il comune di Acri, voi siete la comunità delle aree interne. Avete fatto un gesto politicamente, culturalmente, eticamente importante, al di là del mio valore, che sarà il tempo a definirlo, ma riconoscere, scommettere sul fatto che c'è un cittadino in Italia che si occupa appunto non direttamente di Acri, ma si occupa dei paesi e noi lo premiamo, questo è un gesto che ha un valore, e lo avete detto benissimo ognuno di voi. Quindi io sono qui per dirvi, non ho adesso, diciamo così, non sono ministro, però posso spendere così il mio impegno per l'Italia interna, e quindi indirettamente anche per Acri. Nelle ultime settimane ho parlato spesso con il ministro della coesione sociale Provenzano, proprio per fare quello che fa un intellettuale, per suggerire, per dire impegnatevi di più, fate questo, fate quest'altro, perché questo posso fare. Io non ho ruoli, diciamo, diretti in politica, però posso dire delle cose, posso guardare i luoghi. Io amo molto la Calabria, amo molto l'Appennino. Quando vengo ad Acri io non mi sento lontano. Noi siamo tutti cittadini dell'Appennino. Le regioni spesso ingannano, Calabria, Basilicata, Molise, le regioni a volte sono delle cose artificiose. Noi siamo dell'Appennino. Io mi sento più vicino ad Acri che a Napoli per certi aspetti, che è pure il mio capoluogo, ma perché la pianura, il mare è un'altra cosa rispetto all'Appennino. E quindi questo è un premio che mi viene dato da una comunità vicinissima alla mia. Io conosco i problemi dell'Italia interna, conosco i problemi dei sessantenni che lavorano qui e che hanno i figli appunto a Modena, a Londra. Conosco la tristezza di abitare in una casa grande senza figli, e conosco la tristezza di chi parte. È vero, nessuno andrebbe via se ci fosse lavoro in queste zone. Ed è vero anche che siamo stati distratti quando appunto si faceva l'alta velocità e non arrivava appunto in tutto il sud. Siamo stati distratti quando hanno chiuso le scuole nei paesi, quando hanno chiuso gli ospedali con la scusa del risparmio, e abbiamo pensato che facessero bene. Non hanno fatto bene. Noi dobbiamo avere più scrupolo, più puntiglio nel difendere appunto i piccoli paesi. Nella Calabria che verrà, l'utopia, il grande, diciamo, retroterra filosofico, culturale che c'è in ognuno di voi, in ognuno di noi del Sud, deve unirsi allo scrupolo, alla, diciamo così, all'intensità nel rispetto delle regole. Ecco, io come poeta porto le regole dello sguardo. La politica deve avere lo sguardo delle regole. Noi dobbiamo lavorare insieme, voi consiglieri comunali, io cittadino dell'Italia interna, per Acri, per la Calabria e per tutta l'Italia. E guardate, il tempo che sta avvenendo è un tempo importante. Non è il tempo della fine dei paesi, ma è il tempo in cui in qualche modo, diciamo così, i paesi tornano. Dobbiamo crederci. La più grande infrastruttura è la fiducia. Dobbiamo dichiarare guerra agli scoraggiatori militanti, a quelli che ci dicono in questi paesi non c'è niente. Non è vero. Ogni luogo è centro. Acri è in questo momento una capitale, come una capitale Bisaccia. Tutti i paesi sono luoghi centrali. Non esiste la periferia. La periferia è nella nostra testa. Chi ha detto che Acri è periferia? Chi ha detto che la Calabria è un luogo marginale? Dipende dallo sguardo che abbiamo sui luoghi. Ecco, io volevo chiudere con una poesia che ho scritto stamattina sulla Calabria, perché mi sembra, sulle Calabrie, vero? Mi sembra giusto che uno scrittore alla fine deve parlare anche la lingua dei versi. Ed ecco la poesia. L'ho scritta salendo in treno da Gioia Tauro verso Paola. E la poesia è questa, e con questa vi saluto e vi ringrazio ancora. Amo l'Italia, l'Italia armena, l'Italia antica. Amo la Calabria, il paesaggio non confezionato, la faccia di chi cammina nel secolo sbagliato.
Amo la Calabria, a palmi un po' algerina, finlandese sulla Sila. Amo il mare che si getta nel treno, i pesci sull'asfalto, le case parcheggiate anche negli occhi dei gabbiani. Non conosco una terra più sensuale, un disordine più esemplare, una grazia più oltraggiata. Questa non è una regione, è un altare. Grazie e viva la Calabria!